Dunque Samsung Galaxy A8 in questo caso abbiamo detto colorazione Orchid Gray, vorrei mostrarvi anche immediatamente il colore oro e perché no anche eh, il colore eh, nero queste le tre colorazioni che arriveranno il 25 di gennaio al prezzo di 529 euro vi ricordo tra l'altro che fino al 14 di febbraio avrete la possibilità per eh, chi farà l'acquisto del eh, Samsung Galaxy A8 eh, avrà la possibilità di avere in regalo un Gear VR con il controller, vi ricordo che il valore commerciale tra l'altro, del Gear War con il controller è di 129 euro, quindi eh, ottima promozione eh, per chi compra il prodotto al suo arrivo, quindi dal 25 gennaio sino al eh, 14 di febbraio. Eh, la modalità, tra l'altro, di funzionamento della promozione è che eh, ci si regherà sull'applicazione Samsung Members, si registrerà il proprio telefono e si riceverà successivamente il eh, Gear. Um, caratteristiche: Display Full HD Plus Super AMOLED da 5,6 pollici. È un display con una ratio 18,5 noni, la stessa che abbiamo visto eh, sul Samsung Galaxy eh, S8 e anche sul eh, Galaxy Note 8. Tra le caratteristiche tecniche da segnalare, vi mostro sulla parte eh, posteriore del eh, telefono, l'attacco eh, USB Type-C, eh, che eh, è presente così come l'attacco per eh, le cuffie nella parte eh, inferiore. Una caratteristica importante, gli operatori avranno a disposizione un modello single SIM in cui ci sarà solo questo cassettino superiore con la SIM e la micro SD. Invece sul mercato cosiddetto libero arriverà il modello con la doppia SIM che avrà anche un cassetto in questa parte del telefono dove inserire la seconda SIM. Controllo del volume o volume racker eh, sulla parte eh, laterale eh, del telefono, così come da questa parte invece c'è il pulsante di accensione eh, e eh, l'altoparlante che viene messo in posizione laterale in modo tale che impugnando il telefono per eh, guardare eh, un video, vedete, non viene eh, impedita l'emissione eh, dell'audio. Fotocamera che ovviamente ha una parte importante, sulla parte posteriore, fotocamera da 16 megapixel con apertura 1.7, sotto la fotocamera. Fotocamera, eh, vedete, il sensore delle impronte digitali, mentre sul fronte c'è la doppia fotocamera anteriore. Eh, vi mostro eh, alcuni dettagli importanti. Intanto c'è la messa a fuoco live, eh, potete eh, decidere eh, successivamente o anche durante lo scatto della foto quanto sfuocare eh, lo sfondo della vostra eh, immagine. Eh, non solo, perché avete anche la possibilità di scegliere tra una delle due fotocamere nel momento in cui andate a scattare, quindi avete uno scatto grandangolare oppure con un'apertura normale intorno a. 70 gradi eh, a proposito di eh, fotocamera, vi faccio notare tra l'altro anche il dettaglio che eh, ci sono gli adesivi tanto sulla fotocamera eh, posteriore quanto su quella anteriore e poi l'opzione di Bixby Vision quindi la lettura delle immagini. Con il supporto dell'intelligenza artificiale che eh, vi dirà e vi darà informazioni su quello che eh, state eh, inquadrando in quel momento con eh, la vostra eh, fotocamera. Quindi caratteristica dunque eh, 16 megapixel con apertura 1.7 sul retro e 16 e 8 megapixel con apertura per entrambi i sensori. Eh, 1.9 invece sulla parte frontale. Abbiamo detto che c'è un'espansione di eh, memoria tramite micro SD. La memoria invece di base di questo telefono è di 32 GB, ci sono 4 GB di RAMB. Bordo, eh, il processore. È un Exynos 7885, eh, per completare la eh, scheda tecnica di questo telefono e eh, la cui interfaccia è praticamente eh, identica a quella eh, di Galaxy S8 e di eh, Galaxy eh, Note 8, eh, vi ricordo anche la batteria da eh, 3000 mAh e il Bluetooth 5.0. Abbiamo detto sensore delle impronte digitali che è sulla parte posteriore, in alternativa potete sbloccare il telefono anche utilizzando il viso, non c'è invece eh, il sensore. Eh, Sensore per la lettura eh, dell'iride, che è invece eh, riservato per i telefoni eh, delle gambe eh, più alte. C'è una certificazione IP68, il che vuol dire che potete prendere il vostro telefono, buttarlo in acqua dolce eh, fino a un metro e mezzo per eh, 30 eh, minuti. E una cosa importantissima è che all'interno eh, del Galaxy 8 c'è anche la radio FM. Questo, secondo me, è un eh, dettaglio non eh, secondario. Vi ricordo, tra l'altro, eh, come eh, dettaglio invece per il software, che c'è. Android 7.1.1 eh, tra le eh, dotazioni di base eh, ma vi ricordo che intorno al mese di marzo eh, arriverà invece eh, al nuovo Android 8 Oreo. Una caratteristica da ricordare anche di questo telefono è la possibilità di avere le doppie applicazioni. La lista, tra l'altro, delle applicazioni che si possono sdoppiare, quindi per avere doppio account, è lunghissima. C'è una lista praticamente che comprende quasi tutti i social network e quasi tutte le applicazioni invece di messaggistica. C'è un dettaglio, ovviamente, che riguarda anche la connettività Bluetooth 5.0, quando collegate una ad esempio uscita musicale verso l'esterno, quindi un altoparlante eh, esterno, le notifiche rimangono solo sul eh, telefonino e non vanno ad inficiare l'ascolto della musica eh, collegata verso eh, l'esterno. Ehm, sono tantissimi i dettagli eh, che riguardo Riguardano il Samsung Galaxy eh, A8 che andremo poi a verificare nei prossimi giorni quando avremo modo di provare eh, con più calma il telefono per testare l'autonomia, vedere la qualità delle eh, immagini eh, fotografiche. Però vedete che insomma in linea di principio questo è un prodotto che richiama molto eh, da vicino eh, le serie più eh, importanti. Vi ricordo 529 euro eh, all'acquisto eh, dal 25 di, eh, gennaio fino al 14 di febbraio. In regalo eh, c'è un gear. VR con il controller. A questo punto non vi resta altro che scegliere quale colore preferite tra i eh, tre disponibili eh, sul mercato. Ehm, ripeto che abbiamo il nero, l'oro e anche eh, l'orchid eh, grey. Ci ritroviamo nei prossimi giorni quando avremo modo di provare più approfonditamente questi prodotti. Ciao da Mr. Gadget.